La funzione di cui oggi discutiamo è quella del dirigente. La definizione che ci viene data dal testo unico può essere semplificata prendendo in esame tre che sono gli aspetti principali del dirigente, ovvero la competenza, i poteri gerarchici e funzionali e l'attuazione delle direttive del datore di lavoro. Partirei da quest'ultima, l'attuazione delle direttive, che significa il datore di lavoro valuta il rischio, il dirigente ha il compito di organizzarsi per attuare le misure di prevenzione, protezione, i miglioramenti che ha stabilito il datore di lavoro. In questi aspetti ha grande rilevanza l'articolo 299 del testo unico, esercizio di fatto di poteri direttivi, ovvero non rileva tanto l'investitura ufficiale quanto l'esercizio in concreto dei poteri giuridici del dirigente. Quali sono questi poteri giuridici? Sono quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico. Senza citarli, passiamo alla fase successiva e quindi in che modo un dirigente può esercitare in maniera effettiva quelli che sono i poteri giuridici? Vedrei tre fasi in questo. La prima fase è l'accordo col datore di lavoro, ovvero quali sono i risultati che si attende dal dirigente, e questo è il primo passo. La seconda fase è l'accordo con i preposti, quali sono i risultati attesi che il dirigente si attende dai preposti. Il terzo passaggio è la vigilanza, non tanto la vigilanza del preposto sull'attività svolta, quanto la vigilanza sul processo. Il dirigente è responsabile di un processo e vigila su di esso.